qualsiasi essere che si tornasse sulla nostra strada. Thomas, guarda. Che cos'è? Riconosco quello egizio. Il secondo simbolo è azteco, prima della conquista. Il terzo è cambogiano. Allora aveva ragione. La piramide è una fusione di tre culture. Così sembra. Tu puoi scegliere di entrare. Chi sceglie può entrare. Chi ti ha insegnato a tradurre? Che strano, ti somigliava molto. Beh, non è scegliere. È prescelto. Solo i prescelti possono entrare. I geroglifici sono un po' difficili da interpretare, ma la storia è tutta qui. Migliaia di anni fa, questi cacciatori trovarono un pianeta incontaminato. Insegnarono agli umani a costruire e furono venerati come dei. Ogni 100 anni gli dei tornavano. E ogni volta pretendevano un sacrificio. Gli umani venivano usati per riprodurre la preda per eccellenza. I cacciatori lottavano contro questi esseri per provare di essere degni di portare il marchio. Se i cacciatori perdevano, si assicuravano che niente sopravvivesse. Un'intera civiltà fu spazzata via in una notte. Quindi, gli umanoidi e i cacciatori hanno portato queste creature per la caccia. E ci usano come se fossimo degli animali da riproduzione. L'aumento di temperatura serviva ad attirarci qui. Ci hanno teso una trappola. Senza di noi non ci sarebbe caccia. Quando si aprirà quella porta, moriremo. No, se ce la giochiamo bene. Che vuoi dire? Questa piramide è come una prigione. Abbiamo preso le armi alle guardie e ora i prigionieri sono liberi. Per ristabilire l'ordine alle guardie servono le armi. Quando si aprirà la porta, restituiremo a quella cosa la sua arma. Ma che dici? In una battuta di caccia gli animali di solito non armano i cacciatori. Non siamo noi le prede. Siamo in mezzo a una guerra. Dobbiamo scegliere da che parte stare. Dalla parte nostra. Dobbiamo considerare la possibilità che potremmo non farcela uscire di qui. Ma dobbiamo assicurarci che quei mostri non raggiungano la superficie. Perché se accadesse, non ci sarebbe scampo per nessuno. Il nemico del mio nemico è mio amico. Senti, c'è un certo David Icke, correggimi se sbaglio,
che sostiene che gli alieni controllino l'umanità da millenni. Io ho un RVM a questo proposito, un contributo che ti farei vedere e poi ne parliamo tutti assieme. C'è chi pensa che gli alieni vivano tra noi da millenni e che da sempre controllino le sorti dell'umanità in vari modi. I cosiddetti grigi non sarebbero altro che i servitori di una razza aliena superiore, quella dei rettiliani. Costoro, il cui vero aspetto sarebbe a metà strada tra un essere umano e un rettile, avrebbero la capacità di apparire del tutto identici a noi e occuperebbero i vertici del potere nella politica, nell'economia, nella finanza. Questa teoria del complotto può sembrare folle e astrusa, ma ha convinti assertori che affermano di averne le prove. In primis l'inglese David Icke, i cui libri sul tema sono diventati dei veri e propri best-seller. La prima prova a favore della teoria rettiliana sarebbe la presenza di rettili umanoidi nelle mitologie di tutto il mondo. Dal serpente sumero e biblico al dio egiziano Sobek. Dai dragoni asiatici ai Dogon del mare, che narrano di una razza rettiloide proveniente da un pianeta della stella Sirio. Inoltre, in alcuni casi di incontri ravvicinati e di abduction, gli alieni avrebbero la forma di rettili umani. È davvero possibile che il destino della nostra razza sia manovrato da fili invisibili e che i burattinai, dietro il loro aspetto di uomini politici o di grandi affaristi, siano in realtà extraterrestri sotto mentite spoglie? A parere di David Icke, gli umanoidi rettiliani sarebbero una forza occulta che manipolerebbe e controllerebbe l'umanità. La razza sarebbe costituita da esseri alti più di 2 metri, bevitori di sangue, provenienti dal sistema stellare Alpha Draconis. A essa apparterebbero molti leader mondiali, tra cui la famiglia reale inglese, Bill Clinton e sua moglie Hillary, Barack Obama, George Bush, padre e figlio. According to witnesses, at 5:55 this evening, the quiet of this peaceful neighborhood of Sequoia Woods was shattered when something falling out of the sky narrowly missed the bedroom of this Doraville home. Investigators and hazardous materials response teams combed through the wreckage and examined what appear to be crash victims. While authorities refuse to comment on any loss of life from the evening's crash, more details are expected to be released in an official statement sometime tomorrow. Channel 3 action news cameras were first on the scene and captured these disturbing images before local police closed the site. Reporting from DeKalb County, this is Agatha Hyde, Channel 3 action. Thank you.
their willingness to keep secrets rather than their medical competence. By the way, he's not shining that light into the eyes. It looks that way, but in fact he's checking for hemorrhaging around the eye sockets and in the nasal cavity. I'm sorry. Che lo si creda oppure no, resta un'ipotesi inquietante, come anche quella di basi extraterrestri sparse sottoterra in tutto il nostro pianeta. In Italia ce ne sarebbe una in Campania, nei pressi della base NATO di Aviano, una sotto i fondali dell'Adriatico e una, niente meno, che sotto la città di Milano.